solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 fede. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te, la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tuffi, corri, non importa sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Quello che noi vogliamo carpire dai nostri atleti è la loro parte umana, le loro storie di vita. E quindi lo facciamo subito con il primo ospite di quest'oggi. Volete sapere chi è? Vediamo la clip selfie. Ciao, buongiorno a tutti. Sono Ivana Di Martino, sono mental coach, sono mamma di 3 bambini e sono una runner. Sì, la mia più grande passione è la corsa. Da quando avevo 11 anni corro e faccio cose un po' particolari e non vedo l'ora di raccontarvi le mie imprese in Italia e in Europa. Sono le 5 e un quarto del mattino, infatti sto urlando ma sono tutti che dormono, e inizierò il mio primo allenamento, poi ne farò un secondo questa sera. Non vedo l'ora di essere con voi, con Federica a Sport Italia. A presto, ciao! Forte, libera, incosciente, Ivana Di Martino! Ed eccoci qua tutti insieme. Allora, avete visto in questo esordio di puntata il nostro OMAG, sempre Fast Food Freestyle, la nostra band, la Mimì Sara Band, che poi conosceremo nel corso della puntata. Benvenuta Ivana. Grazie. Ultramaratoneta. Sì. Ti sei definita forte, libera e incosciente, ma vado subito sull'incosciente. Perché? Perché per fare quello che faccio bisogna essere incoscienti. E allora lo raccontiamo subito in C'è fede e fede. C'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, fede. Ivana, so che sei emozionata e ti vediamo, e questo anche ci fa molto piacere perché abbiamo tantissime cose da raccontare oggi. Una donna, un esempio di donna sotto tutti i punti di vista, e siamo molto orgogliosi di averti con noi. Grazie. La fede in te stessa, Ivana. Sì, nel senso che io ho iniziato a correre quando avevo 11 anni e è diventata subito una più grande passione. Ho seguito un po' mio fratello perché lui correva e io prima nuotavo, ma non è che mi piacesse particolarmente. Così ho iniziato a correre e iniziai a fare l'agonismo, quindi facevo doppi allenamenti, la mattina alle 4:30 il primo, il secondo nel pomeriggio dopo scuola, e quindi era anche molto faticoso, insomma ci sono stati dei momenti in cui ho fatto davvero tanti sacrifici. E poi c'era da scegliere a un certo punto, siccome è capitato anche di addormentarmi in classe perché ero troppo stanca, se continuare a fare agonismo oppure comunque lasciare il primo allenamento e fare, diciamo, correre però più come passione. E così è successo, ma la cosa più bella è che ho iniziato a fare lunghe distanze, quindi mezze maratone e maratone. E poi poco alla volta ho iniziato a fare ultramaratone, quindi dai 50 km in su. Tu corri, sì, per scopi benefici e sociali. Sì, allora dunque io ho iniziato a fare queste imprese un po' particolari quando ero già grande, nel senso che avevo già 42 anni e in seguito a un problema grosso di salute, perché da un giorno all'altro sono stata male e il mio cuore, diciamo, è andato in tilt. E dopo 2 operazioni ci sono stati dei periodi di convalescenza abbastanza lunghi, e nel 2013 ho iniziato a fare la mia prima impresa, 21 volte donna, e ho
Ogni giorno ho fatto una mezza maratona in giro per tutta l'Italia, passando dai diversi capoluoghi di provincia. È stato... È stato quindi un grande stimolo per te il correre. Il fatto di correre tu lo rappresenti come la libertà di essere donna, la libertà di essere slegata anche in quel momento al fatto che comunque sei moglie, sei madre, sei insegnante. Ci racconti la fede nella famiglia. Sì, assolutamente, loro sono la mia forza, la mia energia, appunto senza di loro non potrei fare queste cose, senza il loro sostegno, senza il loro amore, senza la loro forza. Complimenti, bellissima. Grazie. Come si coniuga la famiglia in un atleta che fa il tuo sport? Anche l'opinione della gente, perché ne abbiamo un po' parlato, questa cosa per cui ti danno questo senso di colpa, corri, manchi da casa, quindi manchi come madre, raccontaci un po'. Sì, spesso vengo criticata per quello che faccio, perché lascio i bambini per periodi magari di 20 giorni, dai 15 ai 20 giorni, lascio a casa. Ovviamente sono o con i nonni o con il marito, comunque c'è un'organizzazione serrata per cercare di farli stare al meglio e questo mi preme tantissimo. La fede nelle donne, come ti senti quando corri? Donna in tutte le tue sfaccettature? Sì, io quando corro mi sento assolutamente libera e mi sento parte, quando inizio a correre mi sento parte dell'ambiente circostante e è come se i pensieri non ci fossero più e seguo solo il mio cuore, i miei passi verso veramente l'infinito. Qualche anno fa, purtroppo, questo riguarda un po' tutte noi donne, credo che sia un argomento importante da toccare e da raccontare, proprio perché l'esperienza insegna a quelli che verranno dopo. Qualche tempo fa hai incontrato un avvenimento per niente piacevole che ha caratterizzato quello che poi è stata la tua scelta anche nel proseguire i tuoi eventi benefici e sociali. Ne parliamo? Sì, dunque io stavo preparando una maratona e io corro spesso da sola, purtroppo però ho degli orari un po' particolari. Beh, gli allenamenti anche, sì, giusto, quindi sei molto libera in questo, giustamente cerchi di avere gli orari che ti sono più comodi anche al mattino presto o la sera. Sì, come gli atleti fanno insomma per allenarsi. E quindi era l'una del pomeriggio e avevo appena finito 10 volte i 1000 con un minuto di recupero, quindi anche un lavoro molto faticoso. Mi sono fermata, era un ottobre molto caldo, assomiglia un po' a questo, e mi fermo a bere alla fontanella e sul Naviglio e vengo aggredita da 4-5 persone e io in quel momento ho pensato di non farcela. Mi sono risvegliata, io non so come è accaduto, non ricordo nulla. Mi sono risvegliata sul Naviglio e sento urlare una persona e mi guardo le mani, ero piene di sangue e dico: ah, ma sono io quella persona. E quindi poi mi raccolgono delle persone e arrivo alla mia società sportiva, la Canottieri Milano, e lì inizia, diciamo, un incubo, perché mi sono resa conto di quello che era accaduto. E ho un trauma cranico, due costole rotte, insomma ci sono state anche delle cose che mi hanno impedito poi di fare altre cose. Cosa puoi dire alle donne che ci stanno seguendo da casa in questo momento e che magari hanno avuto questo tipo di esperienza? Io penso che noi abbiamo delle risorse incredibili dentro di noi e io ho pensato, ci sono stati dei momenti in cui, perché nel frattempo, pochi giorni dopo l'aggressione, mia mamma è entrata in ospedale e poi dopo pochi giorni è mancata. Quindi ho avuto un dolore sopra un altro dolore che è stato terribile. Ci sono stati momenti in cui ho detto: adesso prendo la macchina e vado a schiantarmi contro un muro, così non si sente più nulla, no? Però appunto non sono una codarda, ho detto: ok, prendiamo in mano la mia vita, affrontiamolo. E io l'ho superata decidendo di fare un'ulteriore impresa. Brava.
Ivana, a proposito di questo, il 5 ottobre a Roma si è tenuto questo convegno contro la violenza sulle donne. E a proposito di questo abbiamo pensato per te, soprattutto l'ha pensato il CONI e la Federazione Italiana Krav Maga, ad una sorpresa. Perciò guardiamo insieme questo filmato. Ciao Ivana, in bocca al lupo per tutti i tuoi successi e le imprese future. Ti mandiamo questo saluto dal CONI con i veterani dello sport del CONI e la Federazione Italiana Krav Maga. In studio vicino a te c'è una persona che ti dirà qual è il regalo che noi ti abbiamo mandato. Ancora in bocca al lupo e metticela tutta. Siamo con te. Ed ecco qui con noi Marzia Pusca. A proposito... Ciao Marzia, ciao. Benvenuta. Vieni qui vicino a me. Chiamiamo anche ciao, con noi la nostra Ivana, così possiamo spiegare ciao, lei. Ciao, piacere. Ciao, piacere Marzia. Buongiorno a tutti, sono Marzia e sono istruttore di Krav Maga femminile presso la Federazione Italiana Krav Maga. FICMA è da sempre molto attento alla violenza sulle donne, presente su tutto il territorio a livello nazionale, con diversi eventi, diverse opportunità per le donne di conoscere questa disciplina. Io sono qui per offrirti un corso in qualità di istruttore, quando, come vorrai, perché credo che nessuno più, in particolare donne e donne come te, debbano essere mai più ferite nel corpo, nel cuore e nell'anima. Grazie, grazie. Grazie di cuore. Grazie a Marzia, grazie ti ringrazio, a grazie alla Federazione Italiana Krav Maga e al CONI che ha avuto questa splendida iniziativa. Grazie a voi. Grazie, allora poi grazie, vi metterete in contatto e ci farete sapere come va col Krav Maga. Molto volentieri. Grazie Marzia, grazie. Accomodati Ivana. Insomma, hai visto che bella sorpresa ti abbiamo fatto? Grazie. Tu sei una che corre chilometri su chilometri su chilometri. La più lunga maratona che hai fatto? Ho fatto 103 chilometri. In questi 103 chilometri, come negli altri chilometri e chilometri che hai percorso, ti è mai capitato di rimanere senza respiro? Sì, più che altro sì, senza respiro sì. È successo? È successo, sì. È con noi Mike Maric, senza respiro! Aria, ti respiro ancora sai, nella... Qua, Mike, ben arrivato. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, altro Ivana. Senza respiro, altra prova. Oggi cosa impariamo? Allora, oggi impariamo a gestire lo stress attraverso la respirazione. Quindi propongo Ivana questo giochino che la renderà ancora più forte nelle sue prove e dovrà ovviamente imparare a gestire il diaframma facendo una bella boccata d'aria, inspirando e poi sollevare la pallina. Sono già in tensione. No, assolutamente, hai provato esperienze ben più difficili. Ricordo a tutti a casa, questo è un giochino che fanno anche i bambini ed è, serve anche per la salute, per i piccoli asmatici e quant'altro. Quindi ora mettiamo in difficoltà Ivana, giochiamo assieme. E tra l'altro guarda che Marco Amelia ti ha preceduto con 22 secondi. Secondo me andrà anche meglio, perché noi donne tiriamo fuori il meglio nelle prove. È come mettere un po' di ansia. Allora, comincia a rilassarti bene e a prendere un bel... respirone partendo dal basso, come sai fare, utilizza bene il diaframma, poi pian piano carichi la parte più alta, espiri, ricarichi bene, fai il pieno d'aria, 3, 2, 1 e via, parti! Allora, vogliamo anche il tifo, ragazzi, dai, dai Ivana, vai, controlla bene, utilizza la testa, cosa che sai fare, stai andando alla grande, vai, ancora. Bravissima, 16 secondi. Brava! Bravissima! Ivana, bravissima, bravissima! 16 secondi. Sembra semplice. Ma difficilissimo. I nostri giochini che però sono sempre a scopo scientifico, ovviamente medico. Questo scienza. Lo scienza. Questa è scienza. È scienza. A proposito, so benissimo che tu seguirai alla lettera, essendo atleta, i consigli che troverai in questo mio grazie. Libro, in modo tale da affrontare meglio, grazie. Magari anche assieme, le prossime avventure. Assolutamente. Mike, grazie. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo Senza Respiro e nuove prove, perché ne stai preparando veramente di incredibili. Assolutamente, facciamo divertire tutti. Ciao Mike, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ci accomodiamo.
Bene, Ivana, e adesso ci emozioniamo grazie a quelli che sono i tuoi momenti più rappresentativi attraverso le tue foto con Foto Ricordo. Prima immagine, eccoci qua, dove siamo innanzitutto? Allora, siamo in Svizzera. Era la conclusione di una tappa, era stata molto faticosa perché io non posso quando corro fare ovviamente i trafori, quindi devo fare tutti i vari passi di montagna e ricordo benissimo, infatti la faccia è abbastanza stravolta come potete notare, e avevo appena concluso 70 km in salita in Svizzera. In Svizzera? In Svizzera, che sì. Anno era? 2016, Milano-Bruxelles. Milano-Bruxelles. Raccontiamo, sì, di questo tuo viaggio Milano-Bruxelles. Assolutamente. Avevo uno scopo preciso. Assolutamente. Volevo portare un messaggio molto particolare in Europa, facendo ascoltare la gravità della situazione, perché ci sono 23 milioni di bambini che non hanno accesso al cibo. E quindi con il mio percorso da Milano appunto in diverse tappe, fino ad arrivare anche alle ultime tappe a fare 90 km al giorno, volevo far sentire appunto questa preoccupazione e vedere se poteva l'istituzione fare qualcosa. Brava. Hanno fatto qualcosa? Sì, sono arrivate nuove leggi e sembra che io sono stata invitata più volte poi a Bruxelles e per vedere lo stato in corso e diciamo che sono arrivati a 18 milioni di bambini, quindi insomma. Beh, siamo 5 milioni in meno, sì, direi, sì, di sì. Sì, sì. Brava Ivana, se tutti gli scopi fossero questi andremo molto lontani. Prossima immagine. Oh, eccoti qua. E qui parliamo di cosa? Vediamo Mondadori, vediamo soprattutto un'Ivana veramente gioiosa. Perché? Perché quest'anno, sì, hai presentato il tuo primo libro. Sì. Un applauso, sì, lo facciamo subito davvero. Sì. Correre è la risposta, questo è il titolo del tuo libro. Sì. Lo possiamo anche far vedere. Eccolo qua. Correre è la risposta, Ivana Di Martino, l'hai scritto con Luca Borreca. Sì, e con la prefazione Mondadori, lo, sì, vediamo. Sì, sì, con la prefazione di Linus. Tra l'altro lui è un appassionato di corsa. Assolutamente, sì, è un mio amico, abbiamo corso insieme qualche maratona e condividiamo appunto la passione nella corsa. È raccontata la mia vita, soprattutto la parte delle imprese, ma anche la parte di quando ero adolescente, di quando si andava alle feste, di quando insomma... Perciò, sì, troveranno il lato umano di te, il lato divertente, anche, sì, le tue ragazzate, un po' di tutto. Sì, 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 è proprio la mia vita ed ci sono delle cose molto dolorose ma anche delle cose molto divertenti. Senti, di tutte queste cose che fai ovviamente c'è bisogno di tantissima energia e vogliamo capire come tu gestisci le tue energie tramite Energia Vitale. In questo spazio, accompagnato da Egeria Energie, che invece pensa a dare luce, riscaldamento e gas al business, dovete informarvi, come gestisci tu e come ponderi tu le tue energie. Io ti darò delle voci, ne avrai una libera. Sembra semplice, invece calcola bene gli spazi energetici che ti servono. Avrai la voce famiglia, lavoro, sport, svago e una quinta voce libera che ci racconterai facendoci scoprire magari qualcosa in più di te. Percentuale dedicata alla famiglia? Darei un 55%. Al lavoro? 10%. Sei a 65. Allo sport? Direi un 20%. Ok, siamo a 85%. Ti rimane un 15% da gestire tra svago e voce libera. Svago? Svago, a me piace moltissimo dipingere, oh, anzi disegnare in particolare, e quindi darei un 5%.
e arriviamo a 90, ti avanza un 10% per qualcosa che ci racconti nella quale metti le tue energie. Leggere mi piace tantissimo. Leggi molto? Perché un 10% è sì, tanto. Sì, sì, leggo tanto, soprattutto. L'ultimo libro che hai letto? La scomparsa di Stephenie Meyer, che è quello molto grosso, che è un thriller, un giallo. Sì. Grazie, Ivana. Ivana, è il momento di ballare anche sulla sedia e cantare, perché c'è My Music! Ti presento la nostra band, Alessio al basso, Matteo alla chitarra, Raffaele alla batteria, Thomas alla tastiera e Claudia, la nostra cantante. Bene ragazzi, pronti con il primo brano. Ed io non ho mai capito niente, perché oramai non me lo levo dalla mente. Che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Cosa dire adesso che saprei cosa fare, adesso che vorrei un piccolo grande amore. Questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni, cosa ti ricorda questo brano? Mi ricorda i lenti quando ero adolescente alle feste. Con chi l'hai ballato il primo lento? Come si chiamava? Si chiama Massimo. 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 È stato emozionante? Molto, sì, me lo ricordo. Poi io sono un emozionale, quindi mi viene quasi da piangere il ricordo. La senti spesso questa canzone? Sì, sì. Perché è uno dei miei cantanti preferiti e quindi l'ascolto. È ricorrente. Sì, sì, sì. Ultimo brano. I can't believe the news today. Oh, I can close my eyes and make it go away. Someday, bloody Sunday. Someday, bloody Sunday. Sunday, Sunday, bloody Sunday. Ci caricano anche i nostri sì. Ragazzi, ci fanno rivivere tutti i momenti anche delle nostre vite. Sai, ne abbiamo mille di pensieri in, sì. In questi istanti. Sunday Bloody Sunday mi ricorda i tempi dell'università e che appunto il concerto degli U2, quindi insomma era... Ci sei stata? Sì, sì. A Reggio Emilia tantissimi anni fa. Quanti avevo anni 24 avevi? Anni 24. Forse, sì. Ivana, cosa c'è tra il dire e il fare? Il mare. E in questo caso invece ci sono Bricofer e Black & Decker. Vediamo come te la cavi nel nostro gioco Fai da te tra il dire e il fare. Andiamo. Ed eccoci nel nostro spazio dedicato a Black & Decker e Bricofer. Allora, ti spiego subito il gioco che ormai tutti i nostri campioni conoscono. Maggior numero di fori con maggior numero di viti. Trapano e avvitatore Black & Decker, viti a tua disposizione. Allora, in sicurezza, quindi guanti. Ti sento molto... agitata. Sei presa dalla prova, è un pre-gara quasi. Dovete farmi correre. Con le gambe sei bravissima, infatti adesso vediamo come te la cavi. Con la manualità.
Allora, ti è tutto chiaro? Prima di cominciare ti faccio due domandine veloci, vero o falso? La levigatrice Mouse Black & Decker si chiama così perché si ispira alla forma del mouse del computer, vero o falso? Falso. E invece è vero, si ispira proprio a quella. Nella gamma Black & Decker ci sono dei trapani avvitatori brushless senza spazzole che permettono maggiore potenza, vero o falso? Vero. Bravissima, vero, perché è Black & Decker. Bene, ci siamo allora. Abbiamo il nostro conto alla rovescia pronto. Attenzione, tu sei pronta, Ivana? Quanto tempo ho? 60 secondi. Ok. Andiamo. 5, 4, 3, 2, 1, go! Forza! E sono partiti 60 secondi, anche la nostra Ivana. Allora, Ivana sceglie la tattica, prima faccio i buchi, poi metto le viti. E fora, fora, avanti! Guardate i nostri risultati, Amelia 7, De Marco 4. Vediamo la nostra donna cosa fa oggi. Siamo a 43 secondi, 42, 41, 40. Forza, forza Ivana! Forza, forza! Vai, vai, vai! Non mi pare affatto male comunque, le donne ci sorprendono rispetto agli uomini. Sta già passando alle viti, sono 30 secondi, 29, 28. Vai, vai! Dai, 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 che stai andando bene. Vai, Ivana, spacca! Forza, forza! Allora, 20 secondi ancora! Stai andando bene, stai andando bene! Vai, Ivana, vai, vai! Vai, vai, vai! 12, vai! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Woman power! Allora, contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6! Ivana, hai battuto anche De Marco! Per un attimo, guarda, potevi battere anche Amelia. Eccoci qua. 6. Guarda, sei un secondo posto, niente male, eh? Quasi quasi battevi Amelia e De Marco è stato stracciato dalla nostra Ivana Di Martino. E adesso noi continuiamo perché abbiamo una sorpresa per te. Seguimi. Ed eccoci Ivana. Beh, devo dire che non te la sei cavata niente male, anzi, un secondo posto è davvero molto intensa. Sei una proprio che combatte fino alla fine. Senti, noi abbiamo pensato a un ricordo da lasciarti di Solo chi c'ha fede e ci caratterizza ormai con il nostro Ilal Ashur dalla Giordania, un'immagine che ti rappresenta, secondo Ilal, la tua caricatura. Che bella, grazie. Eccola qua. E sei tu. Grazie. E con questo noi ti auguriamo davvero ancora tantissime e bellissime esperienze, spero che ce le verrai a raccontare e non mollare mai. Noi vi salutiamo tutti insieme perché ci rivediamo la prossima settimana con un altro campione dello sport e della vita, Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport, con i nostri fast food freestyler, la nostra band, la Mimì Sara Band e i nuovissimi ospiti che vi faranno conoscere il loro lato più intrinseco e più umano. Alla prossima settimana, venerdì 22:30 Sport Italia, seguiteci sui social, seguiteci in streaming, seguiteci! Ciao! Solo chi c'ha fede, 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 solo chi c'ha fede. Solo chi c'ha fede.